Toscana TG, a tutti buonasera. Oggi il ritorno a scuola, un ritorno non soltanto sui banchi ma anche alla normalità dopo 2 anni di pandemia. La prima campanella è suonata per 400.000 studenti. Primo giorno di scuola per circa 400.000 studenti toscani, fatta eccezione per quelli della Lunigiana e di alcuni istituti di Arezzo a causa dell'allerta meteo. Non sono mancati i disagi per il traffico, nonostante ad esempio nella città metropolitana un piano ad hoc per la mobilità del rientro e un aumento di agenti della polizia municipale. Si tratta in generale di un ritorno alla normalità per i ragazzi, senza DAD, senza mascherine e con il compagno di banco a portata di sorriso. L'Istituto Superiore di Sanità raccomanda la reazione dei locali in funzione anti-Covid e molti comuni stanno svolgendo riunioni con i presidi per essere più precisi. Occorrerà usare il buon senso. Le finestre saranno aperte esclusivamente per il tempo necessario al ricambio d'aria. Lo scorso anno, fa sapere ad esempio il comune di Firenze, le finestre spalancate troppo a lungo hanno fatto lievitare i consumi e l'inverno che arriva non può proprio permettersi aumenti ulteriori oltre a quelli già previsti dal caro energia. Il ritorno alla normalità si registra purtroppo anche sul fronte della cronica mancanza di personale. Quanto agli insegnanti, sono 1.850 tra tutte le province le entrate a ruolo che non si sono ancora concretizzate per le inadeguatezze dei concorsi, fa sapere la CGIL, è il 30% del totale, tra le materie più colpite italiano e sostegno. Carenze gravi si segnalano poi nel personale ATA, amministrativo, tecnico, ausiliario, tanto che molte classi potranno iniziare il tempo pieno solo a fine mese. In sostanza, affermano i sindacati che hanno convocato un presidio di mobilitazione domattina davanti all'ufficio scolastico regionale. Per l'anno scolastico che si apre oggi, la Toscana potrà contare su circa 3.300 unità di personale ATA in meno rispetto al 2021-2022. E allora, parlando di scuole, abbiamo già sentito in questo servizio che i problemi davvero non mancano neppure a Prato, dove il sindaco Biffoni dice che le risorse che erano state destinate agli interventi di miglioramento e di adeguamento sono state assorbite dai rincari. Alessandra Grati. Ritorno a scuola per 16.000 studenti pratesi senza mascherine e senza distanziamento. Un inizio in salita però per la mancanza del personale ATA, ma anche per i costi lievitati nei cantieri che hanno fatto ritardare la consegna di 3 nuove scuole messe in sicurezza ma ancora non terminate. Sono stati sorpresi, fra virgolette, dal fatto che il budget che prevedeva, per esempio, penso appunto alla scuola nuova di Facciana, si potesse appunto realizzare anche il parcheggio, abbiamo dirottato quelle risorse per coprire le spese folli del materiale, acciaio, vetro. Dispiace perché i soldi c'erano per tutto. Adesso, diciamo, con la variazione del prossimo mese troveremo anche le risorse per finire anche parcheggi e tutto. Difficoltà anche per la mancanza del personale ATA, soprattutto quello impegnato nel servizio mensa. Questo a noi ci crea delle difficoltà che si riverberano sicuramente sulle famiglie. Una, per esempio, è la refezione scolastica. È vero che noi saremmo stati pronti come refezione a distribuirla, quindi la settimana subito che viene, ma in realtà c'è oggettivamente difficoltà per il personale scolastico che lo Stato dovrebbe garantire. Intanto l'ufficio scolastico provinciale prosegue nelle nomine degli insegnanti, anche se restano criticità per quelli di sostegno. Le scuole fiorentine si danno un obiettivo che è quello dell'autosufficienza energetica. La mia ambizione davvero è fare di Firenze una delle primissime città italiane con tutti i plessi scolastici alimentati a energia solare, a energia pulita. Il progetto è ambizioso, l'autosufficienza energetica, o quasi, di tutte le scuole di Firenze, quelle di infanzia e quelle superiori. Grazie al piano che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici nelle scuole, spiega il sindaco, arriveremo ad abbattere i costi della bolletta su tutti gli istituti del 70-80%. È un lavoro che possiamo realizzare nell'arco di 15-24 mesi. L'investimento è di 40 milioni, dovremmo trovare i soldi, ma sono fiducioso. Non si parte da zero, nel comune ci sono già in funzione 19 impianti nelle scuole, altri 6 sono in fase di realizzazione, ci vogliono circa 4-5 mesi per l'installazione. Più altri sono già attivi in scuole della città metropolitana. In questo modo, specifica il sindaco, possiamo produrre ogni anno 13.000 megawatt ora, il doppio del fabbisogno di energia elettrica di tutte le scuole del comune.
Per la città metropolitana la produzione annua sarà di 13.400 megawattora, il fabbisogno è di circa 10.000. Quello dei pannelli è uno dei tre pilastri del piano energetico per le scuole, l'altro è la realizzazione delle pareti verdi, 6 già installate, 20 in fase di realizzazione, il cui beneficio è legato all'assorbimento della CO2. Possono inoltre garantire fino a 3 gradi di abbassamento della temperatura media nei pressi delle scuole. Terzo, ciclostazioni per gli studenti, per incentivare l'utilizzo della bicicletta. Nuovo edificio ecosostenibile per la scuola Agnoletti a Bagno a Ripoli. Si tratta dell'investimento più importante sul territorio negli ultimi 20 anni. Tutta in legno, a impatto zero e autosufficiente sotto il profilo energetico grazie a pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto. 5.000 metri quadri di giardino, ma non solo, laboratori all'aperto e l'outdoor learning. 8 nuove classi con arredi all'avanguardia e sistemi per il controllo del bioclima. È il nuovo edificio della scuola Anna Maria Enriquez Agnoletti, progettato per i più piccoli a Bagno a Ripoli per adottare al meglio il metodo della scuola senza zaino. In ogni stanza ci sono piccole biblioteche da cui i bambini possono attingere per imparare e un agorà, uno spazio dal tetto trasparente per far filtrare la luce naturale. La parola d'ordine è sostenibilità. Quando si inaugura una nuova scuola penso sia uno dei momenti più belli del fare il sindaco per un'amministrazione comunale, si dedica uno spazio alla crescita dei nostri giovani, quindi al futuro della nostra comunità. Lo facciamo poi con spazi, devo dire, davvero bellissimi per accogliere i nostri bambini, ma anche molto confortevoli. La scuola è stata realizzata con un finanziamento del comune di oltre 3,6 milioni di euro e rappresenta ad oggi il maggior investimento in edilizia scolastica sul territorio degli ultimi 20 anni. Quello che è la nuova frontiera sul piano del contenimento dell'energia, quindi dell'efficientamento energetico, ma anche di un'architettura che riesce a essere in grado di dare da un lato tutte le condizioni di comfort e di benessere, dall'altro tutti i principi a cui dobbiamo ispirare il nostro futuro. Di cambiamento climatico si parla tanto, questo è uno dei temi di più stretta attualità, se ne parla in questi momenti, in questi minuti anche a Firenze in un dibattito che appunto è in corso e che ha riunito esperti di fama internazionale. In diretta per noi da Firenze c'è Vittorio Betti. Ciao Vittorio. Sì, buonasera Nadia, buonasera da Villa Bardini sulle splendide colline non lontano dal Forte Belvedere qui a Firenze. Domani scatta nel capoluogo toscano, in particolare a Fiesole, il TEDx Fiesole 2022, un grande evento mondiale all'insegna del futuro sostenibile, si legge nel tema giusto e armonioso, ma si parla di temi fondamentalmente importanti dal punto di vista climatico. Se ne è parlato oggi in questa anteprima organizzata dalla Lega Coop della Toscana, col tema l'importanza delle foreste per contrastare il cambiamento climatico. Un vero e proprio grido d'allarme, un messaggio forte: fate tutto quello che potete in tempo per evitare la tragedia, dicono gli esperti giunti da ogni parte del mondo, ad iniziare da Manuel Vidal, che è il leader globale del WWF International, e anche Stefano Mancuso, che ha partecipato a questa sessione di convegno con una videoconferenza. E il grido d'allarme scatta da un paese terribilmente al centro dell'attenzione, l'Amazzonia, dove interi milioni di ettari di bosco sono stati e vengono distrutti quasi quotidianamente. Il clima, le tragedie ambientali, ma anche l'uomo fanno la loro parte, ed allora si lancia qui da Firenze un forte messaggio: fate tutto questo per aiutarci. Ce lo dice ai nostri microfoni Adriano Caripuna, che è il leader del popolo che vive proprio in quelle foreste ormai quasi distrutte dell'Amazzonia. Ascoltiamo un brano dell'intervista e poi linea allo studio. Qual è l'importanza delle foreste per contrastare questo cambiamento climatico? La foresta in pè para mi, pro meu povo. La cosa più importante per il popolo Caripuna è che la foresta possa rimanere in piedi, e attualmente sia la foresta che il popolo Caripuna sono minacciati dalle invasioni.
Chiediamo il vostro aiuto ora, in questo momento, perché non c'è più tempo. La foresta, stanno distruggendo la foresta e da qui a pochi anni probabilmente non sarà più in piedi. La pagina politica ha scelto Monza, il segretario del Partito Democratico, Letta, per l'evento nazionale che riunirà gli amministratori del PD. Il sindaco di Firenze, Nardella, parla di una iniziativa di svolta. Domenica gli occhi della politica saranno puntati sul nord. Se a Pontida, prato per eccellenza della cultura leghista, Matteo Salvini ha convocato i suoi per un grande raduno dopo 3 anni, il PD risponde con un incontro dei sindaci DEM di tutta Italia a Monza, scelta come città simbolo perché vinta a sorpresa nelle ultime amministrative contro tutti i pronostici. Presente quello che è considerato il leader della corrente dei sindaci all'interno del PD. Nardella parla di un'iniziativa di svolta in una campagna elettorale in cui il suo partito deve ribaltare, proprio come a Monza, tutti i pronostici. Domenica a Monza credo che il PD giocherà la sua carta più vincente, che è quella delle amministratrici e amministratori DEM di tutta Italia, non solo delle grandi città. Il Partito Democratico al governo delle città ha rispettato tutti gli impegni che si è preso con milioni e milioni di cittadini. A Firenze abbiamo realizzato le tranvie, a Prato c'è stato un forte impegno sull'ambiente, a Livorno la riqualificazione del porto, e quindi mentre gli altri partiti promettono senza far vedere quello che hanno fatto, noi ci prendiamo impegni sul futuro ma facciamo vedere in centinaia e centinaia di città che abbiamo mantenuto le promesse. Nardella ha confermato anche l'altro impegno di domenica, stavolta a Firenze, un raduno in chiave elettorale alle 18 nel quartiere dell'Isolotto. Le infrastrutture di servizio, questo è il primo punto che deve essere affrontato secondo Fratelli d'Italia. Presentate le idee di Fratelli d'Italia per la Toscana nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, candidati alle prossime elezioni politiche. Queste le principali necessità per la nostra regione, per il partito di Giorgia Meloni. Economia e infrastrutture, c'è una carenza infrastrutturale in Toscana, per troppi anni abbiamo sentito raccontare un sacco di favole mai realizzate, è necessario che il prossimo governo, ci auguriamo di poter essere influenti nel prossimo governo, riesca a dare delle risposte chiare su quella che è per esempio la Tirrenica, sul necessario collegamento ferroviario fra Firenze e Pisa, anche per risolvere il grande dibattito che c'è all'interno della sinistra fra i due aeroporti, mentre bisogna valorizzare un po' l'aeroportuale unico. Intanto, oggi sulla campagna elettorale è piombata la notizia che la Russia avrebbe pagato alcuni partiti politici. Abbiamo già querelato il giornale che ha affermato in maniera categorica che noi avremmo preso soldi dalla Russia. Noi non abbiamo mai preso soldi dalla Russia, li avrebbe investiti male, visto che siamo il partito che principalmente si oppone all'invasione ucraina. Forza Italia e Partito Socialista insieme per la diffusione della cultura italiana, un'opportunità anche per i giovani. Due fazioni, due parti politiche, un disegno di legge, arte e artigianato sono al centro della proposta portata avanti dai senatori Massimo Mallegni e Riccardo Nencini. Forza Italia e Partito Socialista si incontrano al Caffè L'Appetit per la presentazione della proposta per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e nuove agevolazioni in favore delle imprese artistiche e artigianali. Bisogna dare degli aiuti, bisogna dare dei contributi, bisogna partire dalle scuole, bisogna valorizzare gli artigiani, bisogna dare degli sgravi fiscali per queste nuove opere che devono essere immesse sul mercato. Che serve a mantenere i talenti dell'arte e dell'artigianato, quindi le eccellenze in Italia. Diamo loro la possibilità con una forma di mecenatismo di Stato di farsi conoscere, di avere delle opportunità e quindi di rimanere a lavorare dentro i confini nazionali. La cultura e i lavori artigianali si propongono così ai giovani, portati avanti da una collaborazione che parte da lontano. Per quanto riguarda me, Forza Italia, non ci può essere un prossimo Parlamento, un prossimo governo senza una figura di riferimento come Riccardo Nencini. Quindi sarà nostro compito e nostro auspicio poterlo avere con noi. La legge l'ha firmata il senatore Mallegni, che è di Forza Italia, io sono socialista, presiedo la Commissione Cultura del Senato. È una legge, quella di Mallegni, che è stata condivisa da quasi tutta la commissione. Se la legislatura fosse finita ad aprile, come avrebbe dovuto, sarebbe diventata legge dello Stato. Italexit, raffica di dimissioni a Pistoia, il partito si sposta a destra.
Il direttivo pistoiese provinciale di Italexit per l'Italia si dimette in blocco. Lasciano il partito il coordinatore politico Gabriele Gori, che è anche tesoriere e coordinatore enti locali regionali, e con lui il coordinatore organizzativo Daniele Agostini, il responsabile della comunicazione Monica Alderotti, il coordinatore organizzativo del comune di Pistoia Barbara Manceri e l'ex candidata sindaco al comune di Pistoia alle amministrative dello scorso giugno, con la lista prima Pistoia, Italexit con paragone Carla Breschi. La decisione, spiega Gori, è maturata dopo un'attenta lettura degli accadimenti e delle persone che a carattere regionale guidano Italexit, aggiungendo che il malcontento riguarderebbe tutte le province della Toscana, ad esclusione di quella di Firenze. Gori spiega che tra le cause che hanno determinato le dimissioni in blocco del direttivo pistoiese ci sono la mancanza di discussione con la base e le candidature di persone a dir poco coloriti imposti dal coordinatore politico regionale, oltre alla deriva del partito verso l'estrema destra. Prima Pistoia Italexit alle scorse amministrative era alleata con il partito Ancora Italia, che adesso sta operando per un percorso di accoglienza degli amici del direttivo di Italexit Pistoia dimissionari. A questo punto le nostre indicazioni di voto per le elezioni politiche del 25 settembre per Camera e Senato, conclude Gori, sono di votare Italia Sovrana e Popolare. Lasciamo la pagina della politica e parliamo del disastro del Moby Prince. Moby Prince che è andato a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta su quel disastro presentando la relazione conclusiva. Era il 10 aprile del 1991 quando il traghetto Moby Prince di proprietà della Navarma entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Dopo 31 anni la commissione parlamentare d'inchiesta sembra essere arrivata molto vicina alla verità di quella tragica notte dove morirono 140 persone. Il Moby Prince è andato a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto, che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente. Purtroppo questa nave non è ancora stata identificata con certezza. Così Andrea Romano, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Moby Prince, presentando la relazione conclusiva approvata oggi all'unanimità. La Commissione non ha potuto dare risposte certe sull'identificazione della terza nave perché è mancato il tempo a causa della fine anticipata della legislatura, ma nella relazione conclusiva vengono suggerite due piste da seguire in futuro, sia da parte della magistratura che del prossimo Parlamento. Due le ipotesi investigative da approfondire. Una riguarda la nave 21 Octobar II, che è un ex peschereccio somalo, e l'altra la presenza nel tratto di mare interessato di una o più bettoline impegnate in possibili operazioni di bunkeraggio, ovvero rifornimento di combustibile clandestino. A proposito di Eni, si dice che forse sapeva che Agip Abruzzo si trovava dove non doveva essere, forse sapeva anche del blackout o del vapore, perfino che forse era coinvolta in attività di bunkeraggio clandestino. Noi, ha detto Romano, abbiamo chiesto i materiali delle inchieste interne, ma non li abbiamo avuti. Quei documenti, per i quali rinnovo l'appello a renderli pubblici, ha osservato ancora Romano, possono contribuire a scrivere un altro pezzo importante di verità di quella tragica notte. La commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla morte di David Rossi, l'ex capo area comunicazione della banca MPS, morto la sera del 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio, ha approvato la relazione finale sui lavori. Il documento, che è stato illustrato dal presidente Pier Antonio Zanettin, è stato approvato senza i voti del PD e di LeU, che non hanno preso parte alla delibera. Si sta avvicinando in Spagna l'inizio del processo per l'incidente di un autobus in cui persero la vita 13 giovani, 7 dei quali italiani, in Erasmus il 20 marzo 2016 in Catalogna. L'imputato è l'autista del pullman per il quale il PM ha chiesto 4 anni per condotta imprudente grave, essendosi forse messo alla guida pur essendo stanco e assonnato.
Tre delle vittime italiane, tutte ragazze di età compresa tra i 21 e i 25 anni, provenivano dalla Toscana. Ho risposto alla chiamata, questo è il mio, eccomi, così Monsignor Andrea Migliavacca, nuovo vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. La Chiesa vive di tradizione e le ha rispettate tutte nel giorno della nomina del nuovo vescovo di Arezzo. Poco dopo mezzogiorno è stato lo stesso vescovo uscente Riccardo Fontana a comunicare la decisione del Santo Padre. Risentiamo il momento. Anni Migliavacca, quando venne nominato vescovo da Papa Francesco nel 2015, venne definito il vescovo bambino, energico, ecumenico, aperto ai giovani, non è un caso che sia un boy scout. Migliavacca si insederà nel tempo necessario che gli servirà per completare il trasferimento. Nel frattempo Fontana resta amministratore apostolico della diocesi. Al termine della cerimonia il vescovo uscente non ha nascosto la sua emozione. Io direi che è un giorno bello. È un giorno bello perché la sede apostolica ha avuto un riguardo particolare. Il vescovo Andrea, vedrete, è una linea continua che va avanti, serena, senza problemi, senza pasticci, senza andare a cercare cose che incentrano. Avrei una tentazione, ma me la tengo. I vescovi non possono avere tentazioni. Non possono avere tentazioni. Ma perché no? Sì, ecco, perché professionalità. Chiedo professionalità, solo quello. I giornalisti sanno fare, i giornalisti non si lasciano tentare dalle scemenze di quattro chiacchieroni sui social, va bene? 15 settembre 2006, sono passati 16 anni dalla morte di Oriana Fallaci. Un'icona inimitabile con il suo filo di eyeliner nero, lo smalto rosso sulle unghie, il suo carré lungo e lo sguardo profondamente intelligente. Oriana Fallaci, nata nel 1929 e morta il 15 settembre 2006 nella sua amata Firenze, che aveva lasciato per vivere a Roma e New York. Giornalista e scrittore, come recita il suo epitaffio al cimitero degli Allori di Firenze. Grande amante della vita, scomoda ma onesta intellettualmente, sempre alla ricerca della verità. Da piccola il suo sogno era fare la scrittrice e così è stato. I suoi libri hanno venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Le sue interviste ai grandi della storia, tra cui Kissinger, Comeini, per Paolo Pasolini e molti altri, hanno fatto scuola nel giornalismo per l'intimità che riusciva a creare con l'intervistato e per il commento personale che non era mai assente. Ha raccontato la guerra, l'amore e la sofferenza. Indimenticabile per chi l'ha letto il suo Lettera a un bambino mai nato, che descrive il dolore dell'aborto, tema tornato di grande attualità. Dal carattere schietto e burbero, come spesso i toscani sono, è stata un personaggio amato e odiato. La sua vita è stata caratterizzata da innumerevoli dolori, ma altrettante gioie e soddisfazioni. Ha scritto dello sbarco sulla Luna, dello scontro delle superpotenze USA-URSS per la conquista dello spazio. È stata in prima linea durante il conflitto del Vietnam. Ha raccontato l'odio tra soldati, la comune paura di morire. E ha combattuto lei stessa fino all'ultimo con il cancro. E ha suscitato polemiche anche dopo la morte per la scelta di alcuni comuni italiani, tra cui Firenze, di intitolarle una via, una piazza, un giardino o una fermata della tranvia. Fu sepolta nel cimitero degli Allori di Firenze con una copia del Corriere della Sera, tre rose gialle e un fiorino d'oro. La più alta onorificenza del comune di Firenze, ma non il suo, quello di Franco Zeffirelli, che lo posò sulla tomba come segno di amicizia e riconoscenza. La città di Firenze non volle mai conferirle tale premio. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito. Arrivederci.